sera ho iniziato con queste note un po' nostalgiche, devo dire. Ci troviamo vicino alla stazione, eravamo sotto i portici di quello che una volta era la GS, adesso è il Carrefour, con questo chitarrista che mi era piaciuto, allora ho detto perché non fare una piccola diretta. Ci incamminiamo verso via Pietro Rode stasera. Allora, lì c'è la chiesa. Tanto buonasera a tutti, eh. Allora, si intravede Regina Pacis. Enza no, non c'è nessuno. Però andiamo verso zone dove c'è un po' più di gente. Ciao Donatella. Quindi ci dirigiamo verso quella che una volta era la standa e che adesso invece è un fast food. Ciao Enzo. Facciamo una passeggiatina insieme, non tanto lunga oggi. Ciao Sonia. Un po' di atmosfera natalizia che ancora non decolla. Ciao Angela. Ciao Maria, allora qua stiamo a questa palazzina che è bellina, molto bellina. Buonasera Ivana, questa è la palazzina Iave del Lido dall'altra parte che c'ha tutte le colonnine, sembrano rococò. Ciao Patrizia, ecco qua. C'è poca gente Barbie. Ah, da Tortona, da Alessandro, ciao. Ciao Giuseppe. A far che Patrizia non sei capace. Allora. No, adesso non piove, però si è riabbassata la temperatura perché è calato lo scirocco che aveva alzato la temperatura a 13 gradi. Adesso siamo intorno agli 8, per cui è risceso. Ok, qua c'è il Burger King. Qui ci sono le famose bancarelle di dolciumi, io me le ricordo per quelle. Soprattutto dolciumi. Qua c'è un altro storico bar che è il Piper. Quanti gelati con mio papà, che non c'è più in questa gelateria al Piper. Un po' luminosa per fortuna, ma. Ciao Sabrina, sì, ho deciso di fare queste passeggiate sotto Natale per un pochino anche allietare l'atmosfera. Qua c'è Euronix, visto che non è delle migliori, no? E soprattutto perché non ci si potrà spostare. Quindi se non ci si può spostare mi sposto io per voi. Allarmi, beh, perché anche perché molti oggi è domenica e la domenica è comunque sempre un po' così. E Antonia, vedo che via Paolo Orlando è tutto al buio, eh? Adesso infatti giro a via Pietro Rosa perché siamo un po' tutto al buio qua. Via Pietro Rosa è un pochino più illuminata invece.
ci spostiamo velocemente su via Pietro Rosa. Tutto un lavoro in questo momento da queste parti. Vediamo un po' se riesco, se c'è un po' di lucida. È abbastanza buio anche oggi, ma è domenica e quindi è così. Qualche negozio è aperto, ma sono pochi i negozi aperti. L'idea era farvi sentire il chitarrista che aveva questa atmosfera un po' nostalgica, ahimè. Da qui siamo partiti da questa parte perché ancora non avevo ancora ripreso. Sabrina, dove abiti tu adesso? FVG, che vuol dire? Che cos'è FVG? Allora, qua c'è un altro bar, molto molto gettonato, mi piace molto. Vediamo un po' se qualcuno si ricorda il nome. Adesso stiamo andando. Eccolo qua. Scala Paradiso, lo conoscevate? Dei buonissimi dolci. E invece andiamo al 17, un primo alberello di Natale. Finalmente un po' di luci. Quest'anno tutte le strade hanno deciso di non mettere luminarie, immagino. E qua invece al 17 c'è un alberello. Eccolo qua. Alberellino di Natale. Qua c'è qualcuno che litiga. Quindi adesso volevo salire a Regina Pacis e tornare su Via Ottavio e fare il giretto. Così abbiamo fatto un piccolo giro, anche se è molto buio adesso. Saliamo proprio da Via Ottavio. Quest'anno credo che sia proprio per il Covid, una scelta del comune di non mettere le luci. Anche i negozi non hanno proprio ancora... Ah, qua c'è la piadineria buonissima. Ve la consiglio anche questa. I mattarelli, non so se la conoscete, è buonissima. Opele! Adesso ci spostiamo. Ciao Teresa. Ci spostiamo con Via Ottavio. Qua c'è il kebabaro mio preferito. La caserma dei pompieri è più giù, no, non ci passo però oggi. Una volta c'era Sherazad, un localino carino, tanti anni fa. Qua c'è il kebabaro che mi piace molto. Eccolo qua. Che odore. Saliamo invece su Via Ottavio.
e ci spostiamo verso Regina Pacis. Un attimo. Oggi ho fatto un giro diverso. Ed era Regina Pacis, ovviamente. Credo l'ultima messa sia finita. Presumo, perché vedo tutta questa gente, quindi... Presumo di sì. Ma non credo, Teresa, attendo l'8, vediamo un po' se succede qualcosa l'8. Chissà perché, Paoletta. Oggi ti ho visto che ballavi il flamenco, eh? Qua ci sono i giardini di Regina Pacis. Facciamo la scalinata. E sì, mi sa che era l'ultima messa. Noi ci affacciamo anche un po' dentro la chiesa, quasi quasi. Ecco qui. Questa è tutta la scalinata. Adesso ci facciamo... hanno chiuso la chiesa, quindi non so se si potrà entrare. Maria. Ecco qua. Scendiamo da questa parte. E poi ci lasciamo. Era un mini girone serale. Qua abbiamo le stelle marine, il basket. Sì, Paola, guardati anche nel video della diretta di oggi che ci sei. Mentre balli. E vabbè, Luna Park è tutto spento, qua è tutto buio. Qua c'era il murales di Aragostia. E allora era solamente un piccolo giro, tanto per farvi vedere com'è Ostia a quest'ora. Ciao a tutti!